Ferreira Ionico, questa sera si trova a Palazzo della Cultura, Villa Ragno, Crisafulli e Santa Teresa di Riva, perché in occasione dell'imminente giornata internazionale della violenza contro le donne, il 25 novembre prossimo, l'amministrazione comunale, in sinergia con le associazioni locali, ha ideato un corso di preparazione contro l'aggressione fisica che le donne potrebbero ricevere da malintenzionati. Siamo in compagnia di Antonio Scaletti, lo conosciamo perché istruisce in una palestra qui nel Santa Teresino, istruisce tantissimi giovani e i suoi figli sono dei campioncini mondiali. Siamo in compagnia di Valentina Nicotre e di suo marito Salvatore Grasso, che questa sera hanno permesso di far vedere alcune tecniche di difesa, non di azione, di offesa, ma di difesa, che le donne possono praticamente praticare senza far troppo male eventualmente all'aggressore, ma che danno il tempo necessario per prendere la via della salvezza. Esatto. C'è un progetto imminente, l'amministrazione comunale ha ideato un progetto di autodifesa che partirà imminente dalla prossima settimana presso la palestra dell'Istituto Caminiti. È un progetto aperto a tutte le donne, adulte e anche alle scolari. Salvatore Grasso questa sera ha fatto vedere, chi comunque accederà al web vedrà, perché abbiamo ripreso le azioni, e questa sera le ha prese tante anche dalla moglie, appunto perché ha messo in pratica le manovre di difesa. Una donna, domanda che volevo fare prima ma ho lasciato modo che la serata andasse avanti, una donna quanto tempo ci mette, pur avendo l'istinto di difendersi, quanto tempo ci mette a capire che è pronta per difendersi? Le tecniche imparate, mettiamo caso, 1 o 2 giorni, possono valere per quanto tempo? Una donna riesce a recepire quelle tecniche e sentirsi pronta dell'eventualità che possa essere vittima di offesa da parte di un uomo? Il progetto di 1 o 2 giorni è semplicemente per sensibilizzare le donne ad avvicinarsi al mondo della difesa personale. Sarebbe sbagliato dire che con 1 o 2 lezioni riusciamo a far difendere le donne, ma anche gli uomini. Quindi c'è bisogno di allenamento, sì, allenamento mentale, non solo fisico. Noi andremo a spiegare i principi istintivi che ci stanno dietro la tonaca, la semplicità, ma anche le cose semplici vanno allenate, devono diventare delle cose istintive, delle cose che devono partire d'ufficio, devono partire in maniera irrazionale. Arriva l'azione di pericolo, io mi devo difendere, semplicemente allenando quel gesto lì sempre in continuazione. Facciamo in modo che se dovesse capitare sulla strada, il mio corpo è un automatismo, parte in quell'azione di difesa. Quindi l'idea del progetto in 2 o 3 giorni serve a sensibilizzare e cercare di far appassionare le donne alla difesa personale. Poi il resto deve essere sviluppato. Qui a Santa Teresa avete 2 ottimi maestri, che sono Antonio e suo figlio Andrea, sul quale affidarvi. Quindi io dico, provate la difesa personale, venite in questi 2 o 3 giorni di progetto, dopodiché iscrivetevi in un corso di difesa personale fatto con una logica, con un programma, con un percorso. Più ci si allena e più si possono ottenere risultati. E come uomo, Salvatore Grasso, mi interessa la sua posizione, il suo concetto. Un uomo non si aspetta che una donna sappia reagire e che reagisca. Quanto tempo intercorre, poc'anzi in sala l'ha detto un secondo, ma realmente quanto tempo ci mette un uomo a perdersi un attimo nell'azione di offesa una donna? Anche meno di un secondo, sì, perché l'uomo che attacca, adesso sfatiamo un mito, io attacco un uomo, io attacco una donna da aggressore. Quindi non c'è molto margine di tempo per una donna. Diciamo, è la sensazione del lupo con la pecora, io mi sento forte perché aggredisco qualcuno, l'ho spiegato prima, io aggredisco qualcuno perché lo ritengo più debole di me, altrimenti sarei un folle ad aggredire qualcuno che lo ritengo più forte di me. Quindi io sulla strada, nel momento in cui aggredisco una donna o un uomo, sono certo e sicuro che quello non reagirà. Il fatto che reagisca in maniera istintiva manda in tilt tutti i miei schemi corporei, per questo prima avviene la reazione, prima io mi posso preparare, io non mi posso preparare. Perché se mi inizio a capire, ora voglio fare un esempio con Valentina, se lei su Valentina sulla strada percepisce il pericolo e si va a mettere in guardia con pugni chiusi,
la mia soglia di attenzione si innalza, perché dico guarda una donna qua, se un essere uguale sarà di pugni, questa è una combattente. Quindi se io prima mi volevo approcciare con un qualcosa di più soft, entro direttamente così in competizione. In competizione. Se invece Valentina, cosa non abbiamo spiegato prima, delle sfere personali, si mette nella guardia grave, che è una mano aperta, guarda qua, aperta, segno di pace nel mondo alto, ferma, quindi body language, mi sta cercando di predisporre la calma, sta buono, sta calma. Quindi io dico guarda qua, ormai mia. Quindi la gestualità comunque, il linguaggio della gestualità ha un valore, ha un peso. Body language. Serve a questo l'aggressore, nel momento in cui vedo una donna messa in questa posizione, dico beh, ormai è fatta. È messa lì, è spaventata, le mani aperte, non sa che dietro questa posizione apparentemente innocua ci stanno una miriade di direttive d'attacco, perché nel momento in cui avanzo, abbiamo visto prima il bloccaggio del volto, l'altro, può colpire con l'altro, i genitali, guardate come sono predisposto. Quindi già nella posizione di guardia nostra intrinseca c'è celato un attacco che dal malvivente comune, che dobbiamo scindere noi tipologie di attacco, quando che siamo sulla strada c'è il malvivente occasionale, l'aggressione occasionale che si sviluppa in un certo modo, quella più pericolosa è l'aggressione amica, chiamata, fidanzata, marito, che sta qui, lei non si aspetta l'aggressione, io sono lì con lei perché mi ha fatto avvicinare, inizia adesso la mia fase di raptus, sicuramente cambiamo e stravolgiamo la tipologia di risposta, ma nella sua guardia, ora giusto per capirci, guardia nostra, noi abbiamo tre distanze, donna confermi? Certo. Distanza pubblica, che è la distanza nella quale in un luogo pubblico io non mi devo, metti in guardia, guarda, io non mi devo avvicinare, quindi siamo qui, lei sa che è sicuro, perché a questa distanza non posso fare nulla, per quanto potrei tirare un calcio, ma distanza intima, che è quella che corrisponde alla lunghezza del nostro braccio. Io qua. Quindi si entra già nel nostro cono di azione. Esatto. Dopodiché c'è la zona nel quale non dovremmo mai fare entrare nessuno, che è quella. Siamo qui se una persona entra qua fidanzato o altro, sono poche le cose che possiamo fare, ma sia lei da uomo, da donna, che io da uomo con un altro uomo, perché Sant'Antonio sulla strada, io sono un uomo, me lo trovo a questa distanza, l'errore è più comune, quello lui potrà fare tante di quelle cose, testate, ginocchiate, quello che vuole, che io non posso provare a proteggermi da tutto. Quindi capiamo bene che è fondamentale la distanza. Noi quando parliamo di difesa personale parliamo di un qualcosa che questo, e sulla strada lui mi sta dicendo prego, se non vuoi come sono messi, uomo donna cambia poco, mi stanno tenendo a distanza pubblica, di sicurezza. Nei momenti in cui mi avvicino, sia lui che lei stanno elaborando già quello visto in palestra, come fa un altro passo, attacco alla trachea, come fa un altro passo da un calcio sui genitali. Quindi risposta di quello di prima è immediata, perché io non ho motivo sulla strada, Antonio, uomo, fai così un'informazione, immaginiamo che siamo alle 3 di notte, Antonio, sul lungomare, mi avvicino io, mi vedo con Luca trasandato, come sono ora, bottiglia, questa niente di birra, scusi un'informazione, Antonio sta lì, guardate come si è messo, non ha motivo per darmi l'informazione di avvicinarsi, oh sì, no, sì, no, è sbagliato, per questo dobbiamo sempre prevenire, lui si è messo lì, vediamo chi vuole questo, se io gli dico che ore sono, e lui mi dice l'ora, è meno altro, finito tutto là, ma se gli dico scusi che ore sono, ma per andare, hai visto come un attimo se uno si distrae, questa è la strada. Quindi anche nella nostra guardia abbiamo nascosto e celato la base del Krav Maga, primo attacco, e diventa fondamentale. Valentina Nicotra, sei una donna allenata, l'abbiamo visto, quanto è importante per una donna appunto sentirsi allenata, pronta a reagire pur non aspettandosi in qualsiasi momento un attacco. Quanto è importante? Quindi quale tipo di messaggio vorresti tu dare alle ragazze che si approcceranno appunto a queste azioni di difesa e alle donne che prenderanno parte a queste lezioni, a queste prime lezioni? Sicuramente è importantissimo l'allenamento, non per forza appunto si deve aspettare l'aggressione, però l'imparare questa, l'autodifesa, appunto il sapersi difendere è molto importante, perché ci dà sicuramente più fiducia in noi stessi, più sicurezza in noi, e anche la capacità di poterci di conoscere le nostre paure, i nostri limiti fisici anche davanti a un'aggressione, davanti a una
a un pericolo. Le paure non scompaiono, però no. Riusciamo, in quanto donne allenate e comunque pronte a un'azione, a saperci almeno difendere, dominate, non tanto offendere, ma riusciamo comunque a controllare le nostre paure. Controllare le paure. La paura, purtroppo, come già abbiamo spiegato, è un'emozione fortissima, che lo stato confusionale, lo stato appunto di disorientamento, poi ci porta ad essere aggredite. Riuscire a dominare questo stress emotivo, la paura, che non è facile, attenzione, è molto difficile, ma che fa parte appunto anche dell'allenamento del Krav Maga, di questo metodo di difesa, è importante, perché fa sì che ci fa reagire in situazioni di pericolo in un determinato modo, al momento giusto e al posto giusto. Durante l'incontro si è parlato di istinto femminile, istinto della donna a reagire, a difendersi. Tutte le donne possono imparare a gestire la loro paura, formarsi, prepararsi, allenarsi per dominare una paura del genere? Sì, sicuramente tutte le donne, chi prima, chi dopo, perché ovviamente la paura è soggettiva, quindi il proprio stress emotivo è soggettivo, cambia da donna a donna, ci sono persone più emotive, più sensibili, ci sono persone che sono più capaci a dominare queste emozioni, però tutte le donne sono capaci di poter imparare a gestire la propria emozione. Grazie Valentina. Antonio, con te ciao. Questo argomento l'abbiamo accennato più volte, e finalmente, ecco, possiamo dire finalmente si sta concretizzando qualcosa inizia a muoversi. Io mi auguro che a questo progetto inizino a partecipare tantissime persone, quindi non si rimanga solo a livello teorico di convegni, certo, e di manifestazioni pro donna, contro la violenza sulle donne, ma che ci sia veramente un qualcosa di reale e di fattivo. E secondo te quante Santa Teresine, proprio curiosità semplice, quante Santa Teresine parteciperanno a questo progetto? Il nostro auspicio è che partecipino il più possibile. Per noi sarebbe bellissimo che potessero partecipare tutti, magari in vari step. Chiaramente noi vorremmo gestire tutti in una volta, questo è umano, però ci piacerebbe veramente che tutti potessero conoscere questo mondo della difesa personale, perché è una cosa assolutamente interessante. Purtroppo i numeri ci fanno vedere che queste aggressioni vili sono sempre, purtroppo, sempre in aumento, non c'è niente da fare, non si capisce come si possa arginare. Il nostro obiettivo è questo, di poter portare la donna ad arrivare a un punto tale che possa essere in condizione di cercare di comprendere che si sta avvicinando un momento che è pericoloso, e quindi cercare, come diceva Salvo, di anticipare e non di arrivare chiaramente alla violenza, che è la cosa ultima, che noi non lo spieghiamo chiaramente a nessuno. Ci sono tante strutture comunque che sono sul territorio e sono disponibilissime ad ascoltare le persone, e chiaramente con la pressione anche che sai bene che faccio, inviterei sempre a parlarne, a rivolgersi a strutture che ci sono sul territorio, che sono aperte ad ascoltare, non aspettare che succeda qualcosa, ma cercare sempre di anticipare quel qualcosa, di stare ben attenti, di aprire bene le orecchie quando le persone parlano, non è che è tutto miele, di riuscire a captare i segnali. Il genitore, poi io sono padre di due figli, gli dico sempre una cosa, mi raccomando, se andate alla festa e siete piccoli, se dovete rientrare telefonate, ormai il cellulare ti chiama papà e dici con chi stai tornando, anche se è lo zio, perché tante volte purtroppo succedono in un ambito familiare tante brutte cose. Quindi prima di partire telefona a mamma, sto partendo ora, in questo momento, con chi e dove sei, dillo sempre, se è tardi quello che succede, perché un minuto potrebbe effettivamente salvarci la vita, cambiare tutto, le sorti. Anche, ripeto, per il lavoro che io vado a fare come mia attività principale, quindi per me un minuto potrebbe essere un abisso. Antonio, come preparatore atletico, ci sarà differenza nella preparazione tra un'adulta e una ragazza, una giovane donna, una minorenne, perché comunque prenderanno parte del progetto rivolto anche alle studentesse, quindi comunque under 18, la preparazione è diversa oppure no? Certo, ci sono degli step magari che potrebbero essere diversi, però fondamentalmente, diciamo, la difesa personale ha delle regole precise che possono essere ampliate dal piccolo al grande, quindi i concetti che daremo saremo abbastanza generali per tutti, quindi tutti vorranno seguire tranquillamente questo corso senza nessuna difficoltà.
che sa fa a step, in modo che tutti alliniamo tutti allo stesso livello. Non deve parlare di qualcosa di tra virgolette accelerato con qualcuno che magari cammina a 2 all'ora, io cammino a 100 all'ora. Perfetto. Non ci seguirebbe, quindi non mi sembrerebbe corretto. Quindi vi auguro buon lavoro, certo, che il progetto prenda piede e che si continui in tal senso. Speriamo in questo senso per tutti, speriamo che vada avanti anche con gli altri. Grazie del vostro lavoro, grazie a Salvatore Grasso, grazie ad Antonio Scaletti, grazie a Valentina Nicotra, ragazzi grazie anche a voi, perché sicuramente voi prenderete parte a questo progetto e darete il vostro contributo. Grazie.